Allora, Giuseppe Miceli, seconda sconfitta consecutiva da parte degli AC Progress, come mai? Un po' la squadra si è disunita, abbiamo cercato di dare il massimo, ma purtroppo è arrivata la seconda sconfitta dopo quella degli a cavallo. Mi dispiace dirlo, ma dopo la seconda siamo un po' in silenzio stampa. Non volete sbilanciarvi? Sì, sì, sono le ultime dichiarazioni prima della prossima partita. Ora vediamo un po'. Vi volete concentrare meglio per il prossimo turno, no? Sì, sì, sì. Cioè, vogliamo dare il massimo sperando di riuscire di nuovo a conquistare questa vittoria, questi tre punti importanti per la nostra classifica. Qui c'è anche il capitano. Ci hanno bloccato pure gli stipendi oggi. Addirittura. A me la prendete a scherzare questo brutto vostro. Non gli piace il gioco che abbiamo fatto, ci daranno pure gli stipendi. Presidente che è Francesco. Ho capito. Vabbè ragazzi, okay. Speriamo una vostra pronta resurrezione, tra virgolette. Sì, lo speriamo tutti. E qua poi la situazione si fa difficile, Newcastle hanno vinto. Lo so, probabilmente sono secondi. Purtroppo loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto, un ottimo portiere, un ottimo attaccante, e sono riusciti a vincere questa... Ci puoi dire, diciamo, meglio in campo della tua squadra? Della tua squadra. Nella mia squadra, non lo so, abbiamo giocato un po' maluccio tutti quanti, io sono riuscito a fare 3 gol, Giuseppe 2, ma diciamo che... Per oggi, per questa partita, nessuno migliore in campo nella nostra squadra. Dall'altra parte hanno avuto un ottimo portiere, un ottimo attaccante che hanno meritato. Hanno meritato. Va bene, ok Giuseppe, ti ringrazio. Grazie a te. Alla prossima. Ciao, ciao. Stampa, ricordati. Ok, ciao.